Si svolge oggi questa manifestazione a Salerno nell'ambito della settimana mondiale dedicata alla sicurezza stradale, che ha una particolare attenzione quest'anno per il problema dei pedoni, perché sono in aumento le morti per investimento pedonale e soprattutto investimenti che accadono in città. Si parte proprio dai bambini, ci rivolgiamo alla scuola primaria e questa manifestazione si svolge in collaborazione con il MIUR e quindi anche con l'ufficio scolastico provinciale di Salerno, in maniera tale che questi bambini vengano sensibilizzati ad osservare quella che è la realtà urbana che li circonda e quindi anche tutti i vari tipi di segnaletica e che soprattutto siano attenti ai comportamenti dei pedoni e dei conducenti. Abbiamo anche la presenza del comando dei vigili urbani di Salerno e soprattutto poi la collaborazione delle scuole, l'istituto Barra e Matteo Mari e l'istituto comprensivo di Vietri sul Mare. Lungo il percorso ci raggiungerà la dottoressa Avossa, il vice sindaco di Salerno, e arriveremo al Tempio di Pomona per avere da un rappresentante dell'arcivescovo anche un saluto e una benedizione. Beh, una manifestazione veramente importante, ringrazio per questo l'ACI per averla proposta e anche Salerno presente a questo momento di sensibilizzazione e di educazione alla sicurezza stradale. Del resto il Comune di Salerno che ha patrocinato anche questa iniziativa non è nuova a queste proposte nelle scuole, tant'è che fra qualche giorno consegneremo con la Polizia Municipale la patente del buon pedone, del buon ciclista a oltre 500 bambini che hanno seguito un corso che è cominciato all'inizio dell'anno, quindi da gennaio, proprio tenuto dai nostri vigili che hanno insegnato ai bambini le norme del codice della strada, quindi hanno insegnato loro come comportarsi da pedone o da ciclista. È chiaramente la nostra speranza e la nostra anzi certezza che questo insegnamento i bambini poi possano trasferirlo, sicuramente lo faranno anche agli adulti, perché a questa età